dimostra il marcio in questa città. City Report, che chiami nel momento di difficoltà. City Report, tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report, stai attento ma dove vai, le storie in città non finiscono mai. City Report, City Report. Cari amici, nuova puntata di City Report, questa di questa settimana sarà uno speciale. Siamo con Frank Diamond. E cosa vi portiamo a vedere oggi? Solito trash? Sì, anche, ma il trash che abbiamo visto in questi anni con la questione dei rider, quelli che vi portano il cibo a casa e tutte queste varie situazioni legate a questo, dai cassonetti che venivano abbandonati, usati per qualsiasi cosa, legati ai pali, usati come urinatoio, a proprio la questione dei rider stessi, che molte volte sono irregolari, molte volte sono le loro aziende, anzi molto spesso sono le loro aziende che li trattavano come schiavi. E c'è stata giusto appunto adesso una sentenza di Cassazione che riconosce i diritti dei rider, cioè i rider non sono lavoratori part time, lavoratori indipendenti, ma sono lavoratori a tempo pieno subordinati al loro datore di lavoro, che spero si occupi anche di tutto quello che c'è intorno alla consegna del cibo. Frank, di qualcosa su questo tema. Abbiamo appunto deciso, visto le nuove novità, di prendere e scegliere una raccolta di servizi in cui abbiamo proprio parlato di questo, per mostrarvi che è da vario tempo che vi mostriamo queste situazioni e finalmente sembra esserci un punto di svolta, almeno speriamo. Noi speriamo che sia così, la sentenza parla chiaro, come azienda si prenderà il lavoratore, lo metterà in regola come sono tutti i lavoratori dipendenti, e come tutti i lavoratori dipendenti dovranno avere assicurazioni, garanzie sulla loro salute e sulle malattie, ma soprattutto garanzie sul trasporto, quindi questi famosi cassonetti che magari verranno tenuti da qualche parte in posti degni di questo nome. Non parliamo di HCCP, però insomma molte volte abbiamo visto questi sacconi con i marchi più famosi contenere di tutti, essere abbandonati in mezzo alla strada così. Comunque guardate il filmato, ne vedremo delle belle. Alla prossima. Cari amici, cominciamo proprio bene, siamo appena entrati e guardate cosa c'è qui. Che ci fa? Chi ci vivrà qua dentro? Tra l'altro è ben chiuso e tendenzialmente è negli standard di quelli che consegnano, dei runner che consegnano, soprattutto di alcuni tipi. Poi le camicie di McDonald's, e lì torniamo a un altro discorso che forse neanche Gigi Di Maio, quando ha proposto giustamente di dare i contributi ai precari, quelli che lavorano nei servizi di delivery, cioè quelli che vi portano con quella bella cassetta la roba da mangiare a casa. Ma ve lo sapete che molte di quelle cassette dove voi ricevete l'hamburger, il sushi, sono abbandonate, legate con una catena in questi pisciatoi? Potete vederli in stazione centrale, li vedete perché lì le mettono a montagne. Infatti c'è un amico che ce l'ha segnalato. Ah, scusate, non no, lo no, sapevo. No, no, no. Ecco. Hai dato una risposta in anticipo a le un magliette amico di McDonald's che vedete, è perché quando McDonald's vi dice: ah, vi portiamo l'hamburger a casa, se vedete le pubblicità, Paolo non credo non l'abbia quella di McDonald's, per fortuna. Viva l'Italia e i prodotti italiani, ma quelli di McDonald's che vi dicono: vi portiamo l'hamburger gratis a casa con le varie marche, con il cassonetto dietro al motorino, la bicicletta, che di solito sono sempre persone straniere, chiaramente quando gli date i soldi lo capite che non parlano un italiano corretto, non come De Mita, insomma. E quindi queste persone cosa gli regalano? Le magliette? Questi vanno in giro, chiedono le magliette nei vari McDonald's eccetera, gli vengono date, le utilizzano, poi chiaramente non avendo lavatrici in quei posti lì le buttano via, tanto gliela regalata, ed è lì che scopriamo tutte queste cose. È una roba un po' triste. Appunto Marco diceva: basta, andate in zona centrale, ci sono delle zone dove si mettono i cassettoni della Deliveroo, non ne potete parlare, ne ha già parlato tu. Ecco, voglio. Aggiungo una cosa, perché sennò poi qualcuno mi verrebbe a dire che Frank è razzista. No, il razzista sono io, perché dico che mi dà fastidio che chi mi porta il cibo a casa lega con una catena il suo cassonetto a un palo, dove poi magari ci passa un cane, io sono razzista quindi col cane, e ci urina sopra. È chiaro, se lo metti vicino a un albero legato a una catena qualche cosa può succedere. Non parlo degli esseri umani in questo caso, parliamo degli animali, per essere più gentili che Natale. C'è. Ma i gestori, Paolo, adesso io dico, tu sei un imprenditore, ma chi da impresa, da lavoro a queste persone, ma non gli chiede che questo contenitore, e oltre loro la polizia sanitaria, la TS, non gli chiede che sia pulito, lindo? Perché io nei miei ristoranti devo avere la CP, devo avere questo, devo avere quell'altro. Com'è questi possono portare il cibo e buttare il cassonetto in mezzo così?
Guarda Tullio, io onestamente penso che la gente ormai pensi solamente a fare profitto, ma non guarda più niente. Ma questa è una roba di salute e sanità. Lo so, però purtroppo, mi dispiace dirlo, però ogni giorno che passa è sempre peggio, quindi non è che, per quello che vedo e sento. Quindi glielo diciamo per un'altra volta alla TS, che sono molto gentili, Gambini, eccetera, se possiamo chiedere a queste aziende che fanno, appunto, portano i pasti alle famiglie, ai cittadini, agli studenti a casa, se si può controllare, riprendetemi indietro il cassonetto, fate partire queste persone magari da un punto fisso dove voi il cassonetto lo pulite voi, perché magari stanno dando lavoro a persone che non hanno casa, eccetera, potrebbe anche essere una cosa nobile, però evitiamo di contagiare, di creare dei problemi sanitari alle persone. I cassonetti teneteli voi, ma ci vuole così tanto a tenersi i cassonetti, poi dire alla persona venite qui, vi diamo il cassonetto igienicamente pulito, alla fine serata ce lo riportate. E me ne freghismo, non è più, secondo me, Paolo, neanche la questione del guadagno, perché scusami, un box quanti ne metti dentro di questi benedetti cassonetti? Ne metterai 200-300, sono piccolini, si piegano anche. Sì, sì. È proprio me ne freghismo. Certo. Poi posso dire una cosa, certo. Questo lavoro lo fanno anche molto spesso i ragazzini che finiscono da scuola giusto per avere la paghetta, ed è una buona opportunità anche per loro, quindi a maggior ragione bisognerebbe tenere sotto controllo queste situazioni proprio per dare anche questa opportunità ai ragazzi che vogliono fare un'esperienza lavorativa. Dal punto di vista previdenziale, però, comunque diamo a Cesare quel che è di Cesare. 5 Stelle Di Maio avevano proposto, hanno proposto, e mi pare abbiano anche concretizzato, adesso non ho la certezza fino all'attuativa, una sicurezza, perché molto spesso queste persone corrono, finiscono sotto i mezzi pubblici. C'è un ragazzo che ha perso una gamba, fra l'altro italiano, quindi è giusto che ci sia, insomma. Certo. Diritti e doveri. Siamo sempre a Garibaldi, tra le tante cose che notiamo in giro per Milano, noi che Milano la frequentiamo di giorno e di notte e guardiamo i dettagli, non come chi è in alcune poltrone. Guardate qui, una bicicletta e un globo incatenato. Secondo voi questa è una situazione igienica per poi consegnarvi le cose da mangiare a casa? E ce n'è centinaia in giro per Milano. Non voglio fare un servizio solo su questo, però vi voglio ricordare che questa roba qui conterrà il vostro cibo per c'è dentro il vostro cibo, quindi se non il runner che li porta in giro, almeno l'azienda dovrebbe dargli un limite, dovrebbe dirgli li riportate indietro, ve li puliamo e facciamo, perché altrimenti non ripetiamo coronavirus, però c'è anche altre schifezze di malattie che ce le possiamo prendere, o no Dani? No, qua ti correggo un secondo perché la borsa di Glovo, per chi ha provato a lavorarci, è a spese del dipendente che la utilizzerà, quindi è di sua proprietà, ma penso che abbia l'obbligo di tenerla pulita, quindi se dovesse capitare che qualcuno di Glovo o affiliati o simili nel settore vedono questa immagine, riprendete i vostri dipendenti e fategliele pulire, fategliele portare assolutamente a casa, perché il coronavirus è dato sì da contatto, ma una roba del genere ti può portare qualsiasi altra malattia. Tra l'altro, tu pensi che non possa, grazie Frank per le immagini, non possa passare un cane, fare la pipì, uno sputare, eccetera? Allora, non c'è un numero, non c'è niente, l'unica cosa che posso pensare io, prima di telefonarmi tutti per lamentarvi, imprenditori del settore consegne, cioè, pensate un attimino a voi cosa state facendo, o ci mettete un numero identificativo e quindi se trovate qualcuno che le lascia così, gli sequestrate la borsa o comunque gli levate le consegne, o altrimenti ogni sera ve le fate consegnare a casa, perché non è possibile che io debba mangiare delle robe che escono fuori da qua. E io, come tutti gli altri milanesi, e questo è uno dei tanti dettagli che vi stiamo facendo vedere in una mattina alle 5 nel centro di Milano, siamo tra la stazione di Garibaldi, piazza Gaio Ulenti e Corso Como, a Milano 2020 col coronavirus. Andiamo avanti. E non tanto per fare polemica, però guardate quante ce ne sono in questo posteggio sulla destra dell'ingresso della stazione di Garibaldi, zona della Movida. Questo è Deliveroo. È montata su un motorino. Ci farà le sue consegne col motorino. Farà le sue consegne col motorino. Questa è un'altra Deliveroo. Sempre sul motorino. Cioè, ma questa è una maniera decente di tenere un qualcosa che deve contenere il cibo? Non dovrebbero portarla a casa, perché io stanotte potrei aprirla, urinarci dentro, per scherzo, per fare una burla, metterci dell'olio, della candeggina, del veleno all'interno. Ma come cavolo siamo messi qua a Milano? Ma è possibile che tutti fanno quello che vogliono? E qui troviamo un'altra borsa della Glovo. Siamo qui con Daniele Menti, siamo in via Vittor Pisani, viale Tunisia, quindi dall'altra parte di Garibaldi.
Dani, cosa ne pensiamo? Cosa ne pensi tu che lavori adesso, collabori con la ristorazione, di questa cosa di Glovo? Io penso che questa sia una cosa da mentecatti, per il semplice motivo che noi che lavoriamo nella ristorazione prepariamo per tutto fino una consegna che ci viene preordinata dalla persona che vuole riceverla a casa, e se poi questo è il servizio, penso che sia indecente, soprattutto perché noi dobbiamo comunque assicurarci che il cibo sia in perfette condizioni, venga consegnato caldo, venga mantenuta la temperatura, quindi le cose vengono fatte sul momento, proprio al millisecondo sulla consegna, quindi quando arriva il corriere noi dobbiamo essere pronti a consegnare. Di solito lo facciamo attendere 1-2 minuti al massimo, proprio per avere la maggiore efficienza. Scusa, ma io che sono il cliente e tu mi hai fatto tutta questa roba che mi dici adesso, e poi mi trovo uno che mi consegna la roba lasciando la borsa per settimana legata a un palo dove pisciano i cani, possono fare le deiezioni umani e animali, polvere eccetera. Ma è igienica sta roba? No, questa cosa non è assolutamente igienica, anche perché poi se un cliente comunque sta male non va a pensare che possa essere stata la borsa del Globo o la borsa di Delivery o di qualsiasi altra compagnia. Ne ho citate giustamente due delle più famose e delle più utilizzate, quelle che abbiamo trovato per strada. Esattamente. Io penso che la colpa, se qualcuno dovesse sentirsi male, a questo punto non è più dei ristoranti, ma deve essere assolutamente attribuita a questo genere di cose. Sì, sinceramente che dobbiamo aggiungere ancora? Ma mi sembra possibile. Questa è da giorni che è qui questa borsa. La vediamo tutti i giorni insieme alle altre che abbiamo visto da altre parti. Ho capito risparmiare sulle consegne, padroncini, pagati un tot a consegna, eccetera. Però alla fine della fiera, sta situazione qui crea dei danni alla salute, altro che coronavirus. Comunque andiamo avanti, City Report. City Report!